Salve a tutte e tutti voi, care amiche ed amici miei. Questo pomeriggio soleggiato vi voglio parlare, soleggiato ma con fresco, anzi con freddo. Infatti mi sono messo la mia bella giacca pesante. Vi voglio parlare, beh, non tanto freddo, non esageriamo, di un valore molto importante, di un valore che si sta perdendo. Infatti ho esordito dicendovi a tutte e tutti voi, care amiche e cari amici. Quindi sapete già in anticipo, se già non lo sapete perché avete letto il titolo, magari trasmetterò questo video a sera, di che andrò a parlarvi. Quindi, dopo lo stacco, cari amiche ed amici, YouTube mi dice sempre di fare dei tagli. 3, 2, 1, ciak! Il valore dell'amicizia, perché l'amicizia è un valore molto importante. Purtroppo la si disistima sempre di più, diventa sempre più superficiale. È diventata l'amicizia un qualche cosa di estremamente superficiale. La gente crede che l'amicizia debba essere disinteressata, ma Friedrich Nietzsche diceva che se un amico è disinteressato, vuol dire che non ha interesse in te. L'amico deve essere interessato, ma non deve essere interessato a quello che tu hai, ma a chi tu sei, cioè deve essere interessato alla tua persona, non ai tuoi beni. Quella è una vera amicizia interessata. Se io me ne fregassi di te, sarei un amico disinteressato. Invece gli amici debbono essere interessati al benessere dei propri amici. Se no, che amici sono? Purtroppo viviamo in tempi in cui ci si contatta sempre di più. E quindi ci sono tanti amici, soprattutto da quando c'è internet. Sempre più possibilità di avere dei contatti che li denominano amici, followers, ma in realtà non sono amici, neanche sono conoscenti, molte volte non li conosciamo. A me mi seguono più di 1200 persone in Facebook, quasi 8000 in Twitter, 2000 in Instagram più o meno, e 1200 in Facebook, per dire le reti sociali più importanti, molti dei quali non li conosco e non mi seguono permanentemente. Allora molti di voi mi potranno chiedere: ma come riconoscere un amico, come riconoscere un'amica di questi tempi di social network, di questi tempi di social media, di questi tempi di Facebook, Twitter, Hi5, Hi5, Instagram, YouTube. Per riconoscere l'amicizia bisogna identificarla come si identificava ai miei tempi della gioventù e dell'infanzia mie. Epoche che non erano, per fortuna, di Facebook, di internet e del web, e che si leggeva molto, fra le altre cose, perché leggere aiuta, e io ve lo dico sempre. Allora, iniziamo dicendo in che si riconosce un'amicizia vera, un'amicizia sì disinteressata, ma interessata a te, perché l'amico deve essere interessato al tuo benessere, alla tua persona, non a quello che hai, altrimenti non è un amico. Innanzitutto, un amico ti starà sempre vicino, non ti criticherà mai, a meno che ti debba criticare per spronarti, per aiutarti, per incoraggiarti, per aiutarti, ma non ti deriderà mai, non ti prenderà mai in giro, non ti vesseggerà mai e non ti insulterà mai, e
non prenderai inopportunamente confidenza, non cercherà profitti economici o di altro genere, e quindi non ti plagiarà, non ti estorsionerà favori, ti rispetterà in tutto, sarà discreto, non farà domande inopportune, si farà sempre vivo nel momento del bisogno. Per esempio, se non ti sente da giorni, sarà capace di chiamarti. Oggigiorno, con i cellulari, gli smartphone e tutti i sistemi di messaggistica che ci sono, di messaggeria, di mandarti un messaggio, una chat, un SMS, anche alle 3 del mattino, perché non dorme ed è preoccupato per le tue sorti, non sa quello che ti è successo. Un amico vero si preoccupa sempre per te, se hai problemi economici, esistenziali, di salute, ma non ti critica, e quindi starà sempre a tua disposizione. Per quello si dice che gli amici si riconoscono nel momento del bisogno, non in altri momenti, quando gli serve a loro. Certo, se sono tuoi amici, anche tu ti preoccupi di loro, perché un segno dell'amicizia è l'interdipendenza. Quindi, sì, botta e risposta, tu dai e ricevi, lui dà e riceve, e quindi c'è corrispondenza. Ecco, ma sempre profondo rispetto dell'altra persona. Invece, come si riconoscono i falsi amici, soprattutto in era digitale, ma da sempre? Che sono superficiali, che vogliono venire a mangiare da te, a bere da te, che parlano di cose superficiali, che vengono a portarti giudizi e sentenze e a prendere le tue opinioni a freddo e a portarle in giro, che magari gli servi perché nelle reti sociali hanno bisogno di fare numero, di avere tanti contatti, e poi non ti contattano mai. Io mi sono stancato a 1200 persone di fargli gli auguri di compleanno nelle reti sociali, in Facebook, e nessuno mi contraccambia, mi contraccambiano due o tre persone. Allora non gli faccio più a nessuno gli auguri di compleanno, soltanto a quelli che mi corrispondono, capito? Poi l'amico falso è sempre disposto a criticarti, sempre a ridere sui tuoi difetti, sempre a sfotterti, sempre ad aggredirti. Infatti non vi scordate che gli stalker più pestiferi e fanatici, gli haters e i bulli, sono quelli che magari erano tuoi amici o si fingevano tuoi amici, e poi all'improvviso passano ad aggredirti, a insultarti, perché ti conoscono o credono di conoscerti anche nei difetti, nelle debolezze e nei punti deboli. Quindi gli amici falsi sono quelli che poi meglio si rivelano, soprattutto se indispettiti, inviperiti, incolleriti, degli haters, degli stalker e dei bulli, oppure qualcuno che ha rotto con te, un ex, una ex, che si inacidiscono, allora ti vogliono attaccare sulle tue debolezze presunte o vere, sui tuoi difetti e sulla tua costituzione. Quindi occhio al pidocchio. Se voi vedete qualche persona sospetta nelle reti sociali, magari un nuovo contatto che è troppo amichevole, come è successo a me, e che vi fa dei commentari troppo positivi, io ne ho già parlato in uno degli ultimi video, era uno che usava in Instagram come profilo
il nome di attori della commedia all'italiana. Sospettate, perché nulla è gratis a questo mondo, neanche i complimenti. E quando l'elemosina è troppo grande, anche il santo non confida. Non confida neanche il santo dell'elemosina alta. Quindi, se sono troppo amichevoli, troppo bonari, parlano troppo di sé e vogliono sapere troppo di voi, non vi sbottonate, perché magari o prima o poi litigheranno con voi e vi odieranno. E si trasformeranno in haters, in bulli, in stalker, oppure già dall'inizio sono persone che sono haters, bulli e stalkers, cercano delle potenziali vittime. Vi fanno delle domande sulla vostra persona, lo buttano sul personale per poi volervi estorcere informazioni ulteriori, denaro, oppure insultarvi, come nei commentari pubblici. Se voi volete provare la validità di quello che vi sto dicendo, basta solamente che a questi contatti intraprendenti, troppo amichevoli e amiconi, quando vi fanno delle domande personali, come me le hanno fatte a me, ti piace mangiare riso e bisi, dove vivi, come ti chiami, bla bla bla, voi rispondete a tutto. Ma con risposte false, in modo che poi inizi ad insultarvi o a volervi diciamo influenzare, e lo farà con delle informazioni che non corrispondono a voi. Capito? Vorrà magari ricattarvi con le informazioni che lui crede aver carpito a voi, alla vostra fiducia, ma voi gli avete dato nomi finti, risposte che non sono veritiere, dove vivete, cosa mangiate, che squadra di calcio tifate, eccetera. E mi raccomando, accomodavo un po'. Agli haters, stalker e bulli non bisogna mai rispondere, tanto in messaggi diretti o privati come in pubblico, con parolacce. Non bisogna dirgli parolacce, non bisogna offenderli, non bisogna insultarli, non debbono sembrare dei ricatti le vostre risposte, né delle aggressioni o minacce. Perché gli haters, i bulli, i coatti e gli stalker sono dei provocatori. Vi aggrediscono per provocarvi, per farvi reagire male. Poi a quel punto, siccome si divertono a far chiudere i canali, denunceranno le vostre risposte e magari vi compromettono il video di YouTube, il canale di YouTube, l'account di Instagram, l'account del profilo di Facebook, Twitter. Quindi non bisogna mai rispondere ai provocatori, haters, stalker e bulli, coatti vari, con il loro stesso linguaggio, ma bisogna mantenersi cortesi, gentili, garbati, magari denunciare alla polizia e al social media le loro risposte, i loro commentari. Ma mai ridursi al loro stesso livello, perché loro sono dei provocatori. Prima ti insultano, ti minacciano, eccetera, e poi quando tu rispondi allo stesso modo, loro denunciano la tua risposta come una provocazione, una minaccia, un insulto, addirittura una minaccia pericolosa. E quindi poi alla fine chi ci rimette sei te, perché arriva prima la loro denuncia e ti chiudono il canale. Ci potrebbero essere ne deriverebbero delle conseguenze peggiori. Quindi questo è tutto per oggi. Arrivederci e alla sera. Stasera caricherò probabilmente il video.
e spero che vi piaccia. Saluto a Freddy Krueger, Vichinga, che stanno transitando questa fase che per fortuna io credo di aver superato, quella di essere oggetto di stalkers, haters, bulli e coatti vari. Un saluto a tutte e tutti voi e condividete questo video a quante più persone vi possa essere possibile per coscientizzarle. Poi commentate sotto il video le vostre esperienze, che ne pensate, che opinate di quello che ho detto e condividetelo. Ciao.